Ma io mi ricordo, e questo è bello cominciare con mi ricordo perché mi ricordo significa proprio questo. Ero ragazzo, avevo 16 anni, e all'epoca vivevo a Padova, e con un mio amico, che, un mio compagno di classe, che era figlio di un signore che faceva l'autista, andammo a prendere questi biglietti per vedere questo film con questo nome così strano. Cioè, sapevamo che era di Fellini, ma non sapevamo proprio, eravamo giovani, che cosa parlasse. E vedemmo questo film incredibile, bellissimo, che ci lasciò profondamente colpiti. Io devo dire, per quanto mi riguarda, lo ritengo uno dei più bei film che io abbia mai visto, perché è un film che mette insieme più cose. C'è il racconto dell'Italia com'era, cioè il film è ambientato durante negli anni 30, 40, e quindi c'è ancora questa capacità della gente, del paese di stupirsi di fronte alla vita e di fronte anche alle cose nuove. Ricordo questa scena bellissima, di tutto il paese, che poi era Rimini, che andò in barca a vedere l'arrivo della nave Rex, no? E quindi questo grande transatlantico che appare all'improvviso e tutti gridano il Rex, il Rex. Poi delle situazioni anche private, la Gradisca, che era questo personaggio bellissimo del film, e poi delle scene stranissime come il vecchio parente pazzo che si sale su un albero e la suorina che lo va a riprendere, cioè tutte cose. È un film molto bello che io credo attenga profondamente la dimensione del fantastico, che è tipica di Fellini, e che avrebbe potuto esplicarsi in maniera molto più forte in un film che Fellini non ha mai fatto, che è Mastorna, che è un film che in realtà è diventato un fumetto sotto la penna di Milo Manara, perché questa dimensione del fantastico è particolarmente importante e interessante, in quanto il fantastico non è quasi mai un fantastico istituzionale, mi spiego meglio, non è quasi mai un fantastico che si crea perché lo sia. La forza del fantastico è contenere, che la forma o l'opera contenga degli elementi fantastici che io definirei insinuanti, cioè degli elementi che si insinuano nell'opera e vengono fuori all'improvviso, inaspettati, inattesi, con un carattere anche un pochino avversivo. Vedere uno spettacolo che ti ricorda un mondo di una volta, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, le sue caratteristiche, ma dentro questo mondo emergono dei particolari conturbanti, sconcertanti, molto forti, e questa secondo me è la genialità di Fellini in questo film. Sono tanti film dentro il film, ognuno di questi particolari può diventare una sorta di driver per creare un'altra storia, è un inizio e una fine di un'altra storia allo stesso tempo. Quindi un enorme affresco basato sul fantastico, e un fantastico che si sostanzia delle sue caratteristiche insinuanti, contumbanti, innovative all'interno stesso del film. Certamente questo tipo di prodotti, di film, aiuta, rende più lieve anche l'approfondimento storico, cioè nel senso che un film come Amarcord consente da una parte di vivere delle situazioni che erano quelle di quell'epoca, e quindi situazioni negative, perché c'era una dittatura, era un periodo molto difficile, molto complicato, poi c'è stata una guerra, cioè, quindi, e poi sicuramente il paese non era quello di oggi, nel senso che era un paese, anche se oggi, diciamo, non viviamo nell'oro per motivi che sappiamo, però all'epoca c'era una situazione sicuramente più depressa di oggi da un punto di vista economico, in un'ottica, no, di dimensione collettiva. Ecco, però io credo che proprio la forza di questo film stia proprio, non è tanto nel dato storico, cioè nel raccontare com'era l'Italia, cioè non è quello, ma è proprio nell'inserire all'interno di questi percorsi narrativi, anche storici, o delle vie di fuga molto forti verso una dimensione di libertà della fantasia. E quindi in ogni situazione, anche quelle che apparentemente sono più legate alla vita di quei momenti, c'è sempre la via di fuga, c'è sempre il momento in cui la fantasia si può liberare
Questo credo che sia un grandissimo insegnamento. Penso che l'insegnamento più grande che si può dare oggi ai giovani sia proprio questo, cioè quello che qualsiasi situazione, qualsiasi storia che si può raccontare o che si riesce a raccontare, si può raccontarla condendola con questi elementi fantastici o con degli elementi innovativi, perché poi la fantasia ti porta sempre un pochino al di fuori della realtà e quindi ti porta molto vicino all'innovazione, alla sorpresa, a scoprire qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda invece il modo, credo, di oggi, nel 2012, di promuovere queste cose, di promuovere il cinema vecchio e nuovo, credo che sia fondamentale la rete, sia fondamentale la dimensione sociale che ha acquisito la rete, cioè ovviamente non la dimensione sociale così un po' da bar, da chiacchiera o da gossip o da chat, no? Proponendo delle iniziative che hanno un carattere virale di diffusione e creando dei forti gruppi di ascolto in relazione alle proposte stesse. Ecco, questo credo che sia un passaggio importante di fronte al quale un po' tutto il mondo della cultura si sta trovando. Il mondo della cultura è ancora diviso in chi pensa che internet sia una moda, sempre meno, devo dire, e chi invece sta cominciando a valutare le opportunità che internet e che la rete dà. Io credo che assolutamente dia grandissime opportunità e quindi ritengo che liberandosi, no, da una serie di pregiudizi di tipo culturale, di tipo così sovrastrutturale, si diceva una volta, ecco, si possa effettivamente fare un ottimo lavoro di promozione di cose innovative, di cose nuove attraverso la rete.